tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Allora, prima di cominciare volevo dirvi subito una cosa. Questo vlog qui sarà diviso in tre parti. Nella prima parlerò del passato, appunto, perché è una cosa un pochettino intrigante. Parleremo del Romix, cos'è successo e robe varie. Nella seconda risponderò a delle domande che mi avete fatto su Facebook. Quindi se tipo in futuro richiederò delle domande, mettete like alla pagina, così appunto potete farmele anche voi, lezzini. E nella terza, appunto, parlerò del futuro, cosa ci sarà di, diciamo, non nuovo, ma un qualcosa che accadrà in futuro sul canale. Quindi, insomma, per tenervi aggiornati. Intanto c'è tipo la luce lì che mi sta accecando. Io non so se sarà una luminosità giusta nel video, ma spero proprio di sì, perché sinceramente mi è molto difficile fare dei vlog con tutto al massimo, diciamo, qualità sia video che audio. In genere faccio sempre dei casini assurdi, però vabbè, c'è sempre una prima volta. Comunque, appunto, parlando del Romix, ragazzi, il Romix che è passato da tipo ormai saranno una settimana e qualche giorno. Cos'è successo? Allora, siamo andati ovviamente a Roma, perché Romix è a Roma, ed eravate veramente in tantissimi. Purtroppo l'organizzazione non è stata al massimo. Infatti il primo giorno che siamo arrivati lì dovevamo avere il pass per entrare e siamo dovuti tipo rimanere lì 20.000 anni ad aspettare, ed è stato un pochettino il degrado, perché veramente con 20.000 anni, non intendo veramente 20.000 anni perché io ho 19 anni, però intendo tipo siamo rimasti lì ad aspettare tipo 3-4 ore, e vabbè, purtroppo non si sa ancora di chi era la colpa. Comunque, riguardo all'organizzazione sarebbe un po' da ridire qualcosa. Per il resto, ragazzi, una volta che siamo entrati, veramente un'esperienza bellissima. C'era molta più gente rispetto al Games Week, appunto. Eravate tipo un bordello. Purtroppo io la domenica non ce l'ho fatta, cioè ci sono stati un pochettino di problemi, ovvero il venerdì, mi sembra fosse il venerdì, il giorno che siamo arrivati, che appunto siamo arrivati sul tardi per appunto questo problema, e la domenica mattina che me la sono presa un pochettino di pausa rimanendo nello stand e non uscendo a fare il cazzone in giro come facevano gli altri. Appunto, comunque, vabbè, mi avete veramente fermato in molti, ragazzi. Mi avete chiesto veramente tantissime foto. Mi avete dato delle fan art che non ho tutte. Non so perché alcune mi sono sparite. Penso le abbiano gli altri. E appunto, alcune, tipo tre, le ho messe lì dietro nello scorso video in cui avevo messo la webcam. Me ne ho fatte vedere due. E ora ne ho aggiunta anche un'altra bella tattica. Oltretutto, lì guardate, c'è la bellissima maglietta Mai Deboli, bella proprio in bella vista lì appesa. Che ragazzi, lasciate fare, che è tutto stile quello lì. Comunque, questa fiera è servita anche per stringere rapporti non soltanto tra noi e voi, ma anche tra di noi come gruppo. Infatti, veramente abbiamo passato dei bei momenti anche tra di noi, nel senso con Iaco e gli altri lezzini, perché veramente ci siamo divertiti molto anche in hotel, che si faceva un pochettino di degrado. E a proposito di questa cosa, ragazzi, vi lascio delle clip di un pochettino di degrado che abbiamo portato a Roma nell'hotel, via. Ciao, mi chiamo Marco, lui è Metano. Due marci. Questa qua, la ragazzi, Metanal, voi dovete sapere, che ha copiato Stepney. Allora, la vedete la camicia? Beh, schifo, Tano. Lo so. Tan 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 tan. Cazzo, devo fare accesso su VidLQ e non mi ricordo i dati. Tan. Ma sei serio? Ma lui sei un ventilometro? Ciao, lui è Rainblaze. Che cazzo sei? In tutto ciò, Simone, cosa ne pensi? Di che? Di quello che sarà, che succederà tra un po'. Luna non si sa da dove viene, cioè sì, dalla traduzione. Però tanto che tieni sempre le mani comunque. Il cellulare, la mano, che è sempre lì. Ma in tutto ciò, raga, non mi ricordo. Senza parole. Tu sempre lì, guardi. Dove vai? Vieni, faccio vedere cosa c'è nel frigo, vieni. Ragazzi, perché in quanti ragazzi resti di campo? Il grande Marcio ha fatto una cosa bellissima. Diventa il suo vlog. No, no, aspetta, tu devi fare. No, tu devi aprire. Per il tuo. Ragazzi, spiega prima cos'è. Spiega cos'è. Esiste il raffreddamento ad aria. Quello a liquido. Quadra aereo, però non le mani. Quello a liquido. E quello a frigorifero. Invenzione innovativa, ragazzi. Marcio inventa sta cosa, raga. Oh, pronti? Hai acceso il GPS? L'ha fatto veramente. Ragazzi, in che via siamo? Di raffreddamento definitivo. Raga, fermi, fermi. Vediamo cosa succede dentro il frigo. No, ma c'hanno messo. Sta girando da solo. È impossibile. È posseduto, raga. Sono ossa di vecchio. No, io sbocco. Io sbocco, no, io sbocco. Fammelo inquadrare. Che cazzo è? Incenso? Charlie morta. No, Marci, che merda, vai via, Marci. Marci, vai via. Ma cos'è? In tutto ciò, Marci. È all'arancio, è allo sbocco quel coso, Tano. Madonna.
No, sei basta. Marci, perché? No, Marci, cosa stai facendo? Ha messo il deodorante in frigorifero. Oh, che bello, adesso prendo da bere. E te dori a guardare. Ma stavolta come cazzo torniamo qua dentro? Soprattutto lui come cazzo dorme. Raga, che puzza. Ma abbiamo una finestra che si apre a metà neanche. Raga, ma la finestra si apre di così tanto. Questo te lo si è Marci, oh, basta. Marci. Sai che se tipo ci fanno scintillare lì dentro ci vuole l'hotel. Nessuno ha il centinaio. No. Ma stanotte come cazzo fai a dormire lì dentro? Metà lo fa a favore? Lascia aperto un po' il frigo per favore. No, ti prego. Ma non c'è nulla, tanto. No, lascialo aperto, fidati. Vabbè. Ma dai, è fresca almeno. Ma per il resto ci può anche rimanere per che mi riguarda. Ma perché c'è del tè per te? Non prima mi sono delle cose di tè per te. No, Tano, che cazzo hai combinato col tè? No, ieri quando ti sei fatto la... Quando ieri ti sei fatto la tisana, Tano, guardami in faccia. Non ho fatto niente. Guardami nell'obiettivo, Tano, cosa cazzo hai combinato ieri? Non ho fatto niente. Ecco perché rideva il pirla. Si sliffava il tè sotto il cuscino. Tano, Tano, guardami negli occhi. Diciamo una cosa, Marco. Stanotte Metano si ritroverà qualcosa di molto speciale. Guardate cosa c'è sotto il cuscino di Metano. Qui non l'ho visto cosa c'è. È del degrado. E che sta sotto il cuscino? Guarda che ci hanno messo tipo un caffè. No, sotto il cuscino non c'è niente. Qua non c'è niente sotto il tuo cuscino. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Metano, ma ti fai di catamina. C'era il vermicello, questo qua. Guarda che sei rincoglionito, Metano. C'era questo vermicello. Inquadra Charlie. Wow. Ben morto. No, ma in tutto ciò. No, ma in tutto ciò la domanda è: che cosa ha visto Metano? Scusa. Cos'è che hai visto Metano? È enigmatica come cosa. Watson, abbiamo un problema. C'era qualcosa di strano. Sherlock Holmes arriva. Sherlock Holmes. Dimmi, avete guardato per terra. Holmes, guardo... Ma no, non c'era niente. Guarda, c'è niente per terra. Inquadra. Un attimo. So che sono bello. Enigmatico. Dillo in camera, Metano. Guarda l'altro. Allora, quindi, è un discorso serio. Allora, è diventato un documentario su. Seriamente, se io vado a giro. A giro. Che cazzo sei, la telecamera? Vado. Lui va a giro e fa le cose a modo. Io, sì, ok, è il mio problema. Ma davanti agli specchi mi guardo sempre e mi gonfio. Ok. Allora no. Non l'ho detto. No. Marci. No. Esatto, sono PS che è un negozio pieno di specchi. Io lì. Di specchi. Sto malissimo. No, oh, si trova. Si fa muscolosamente a specchio e poi. Oh, su giù grosso. Iaco. Si trova uno specchio davanti e uno dietro, inizia a laggare, non so dove guardarsi, inizia a girare. Come si chiama? E lì è fatto. Tipo i maiali quando salgono sulla stazione che iniziano a girare intorno. Sì, la prossima volta. Sole, Charlie nuda. Ma che sarà già quanto risolve? Aspetta! Charlie non ha sentito bene la telecamera, così detto. Cioè, veramente, Charlie. Cosa? Questo c'è un bello shampoo per sti capelli. Ma Simone, no. T'ammazzo. Tano, vlog. No, no, voglio scoprire cosa è successo in questo bagno. È successa una cosa assai misteriosa. Andiamo a scoprire. Aspetta, io sto guardando. Simone. Aspetta, di chi è quella roba? Arriva. Che cazzo stai facendo? Ma che schifo! Bimbi, mi avete sbarrato sul cuscino! Siete veri? Dai, dai! Tano, ma cosa hai fatto, Tano? Ma bianca, Tano! Bimbi, ma quelli delle polizie no, non ci sono! Dai! Che vedo! Dammi il mio colante! Tano, vuoi dire che è stato uno schizzo? No, ma aspetta! La cosa migliore è che cosa tirate? Che dorme col cuscino sul cazzo! Io dico è stato male! La rabbia sbavata! No. Cosa hai detto, Simone? Ha sbavato dalla rabbia. Ma che è stato? No, Marci, basta, Marci. Dai, Marci. Oh, basta. Ma cosa fai dopo, ma per toglierla? Non si toglie, si gira e basta. Non è vero, l'ho veduto appiccicato. Ragazzi, prova già. Ci cacciano no. Domani. Tanto domani è l'ultimo giorno. No, lunedì l'ultimo giorno. E questo... Perché è vero? Eh?
Adesso arriva. Raga, ho un'idea, aspetta. Inquadrami. Inquadrami con la doppia cosa. Grazie. C'è una cosa tattica da fare. Continua ad andare avanti a tirare fuori il video. No, Marci, togli subito la fodera, dai, per favore. Infatti, guarda. Devo girare. No, dai, mettila da lavare. No, l'ha trapassato ormai, è potentissimo questa roba. Cerchiamo di salvare. Raga, cerchiamo di salvare il cuscino. Se la chimica non è un'opinione. No, non farlo, non lavarla. No. Questa qui nel frigorifero si ghiaccia. Così non va di l'altro, ma l'ancora bello. Ma è un cerchio. Appunto, si ghiaccia. Ma va. Domani sì, sono sempre lì. Puoi dormire in questa fodera. Tanto il prossimo ti prendi. Ce l'ho voglia. A voglia. Ma in tutto ciò, Charlie cosa sta facendo? Quindi, ragazzi, veramente una roba un pochettino scandalosa, ma vabbè, ci sta. Comunque, come ultima cosa, appunto, vorrei dirvi che in molti mi avete chiesto delle... perché io non vendessi le magliette al Romix, perché io sinceramente non mi è mai interessata come cosa di mettermi a vendere magliette e tutto, perché poi dicono, no, ma ci guadagni, robe varie, a me sinceramente nemmeno interessava. Però effettivamente come idea era carina, soprattutto perché molti di voi... sono venuti lì, avete fatto la foto, magari avete chiesto l'autografo, però effettivamente a casa cosa vi siete portati, a parte quello lì? Praticamente niente. E posso capire che la maglietta dello youtuber che una persona segue, a cui magari ci tiene, si è affezionata, potrebbe essere una cosa carina. Quindi ragazzi, non so, per il futuro vedrò di riuscire a fare qualcosa. Magari per la prossima fiera qualcosina ci sarà di pronto. Comunque ci terrei veramente a ringraziarvi tutti, tutti voi che siete venuti, perché veramente è stato bellissimo. Riguardo ragazzi alla seconda parte del video, appunto, passiamo alle domande su Facebook. Vi avevo chiesto appunto in un post di non farmi domande scontate come Metano, perché ti chiami così, o robe varie che comunque avevo già risposto negli altri vlog. E beh, ovviamente sono stato accontentato, dai. Comunque, a parte questo, ho avuto anche delle domande abbastanza interessanti e intriganti. Come una domanda molto interessante ce la fa un certo Tommy. Ciao Metano, perché sei di Pisa? Cioè, perché sono di Pisa? Perché ci sono nato? Cioè, non lo so, dovrei chiederlo a mia mamma perché mi ha partorito a Pisa e tipo non a Firenze o da qualche altra parte, non saprei come rispondere sinceramente. Ma ci sono state anche domande abbastanza, come dire, riflessive, tipo sull'universo. Cosa ne pensi dell'universo? Che è molto grosso. Passando anche alle domande serie, perché qualcosa di... serio, c'è stato, ovviamente c'erano tantissime domande, io ne ho scelte a caso alcune, non proprio a caso, con un minimo di criterio perché ho scelto quelle più, diciamo, richieste, robe varie, ma passiamo appunto alle domande quasi serie. Cioè, tipo, guardo lì perché ce l'ho sullo schermo e le devo leggere comunque. Anselmo ci chiede, hai un'auto, moto, scooter, oppure cosa prenderai? Allora, io ho una macchina, ma non la posso guidare perché non ho ancora la patente. Sì, ho 19 anni e non ho ancora la patente. Ma ragazzi, una cosa, questo mese, il 22, andrò a fare l'esame, quindi fatemi buona fortuna, perché se Dio la manda buona, lo passo, forse. Qua ho messo due domande in una perché erano di seguito e più o meno chiedevano la stessa cosa, quindi già che c'ero. Peppe ci chiede se ho mai praticato sport e se sì, quale. Allora ragazzi, io sono stato uno sfaticato del cavolo, non ho mai praticato nessuno sport in tutta la mia vita, perché non mi piacciono gli sport. Pallavolo mi fa schifo, calcio mi fa schifo, cioè dite quello che vi pare, appassionati del calcio e robe varie, ma a me non piace, cioè non mi dice nulla. Non dico che sia uno schifo di sport, dico che a me fa schifo perché a me non piace, gusto personale, quindi non vedo perché praticare uno sport che non mi piace. Poi i miei genitori ovviamente non mi hanno mai costretto a fare niente, quindi giustamente non ho mai fatto nulla. Mentre Giuliano, il cane di Eren ovviamente, ci chiede, Metano, sai cucinare? Vai in palestra? Mi saluti, sei un grande. Intanto ciao Giuliano. Allora, non so se so cucinare, diciamo che io cucino ogni tanto e a me quello che cucino piace, agli altri non lo so perché in genere cucino per me e basta, anche se ci pensano i miei genitori, comunque tanto faccio anch'io le cose, quindi ci sta. Vado in palestra? Sì ragazzi, ho cominciato da qualche mese, infatti la potenza, guardate il muscolo proprio di Mastro Lindo. E no, semplicemente quello lì è l'unica specie di sport che faccio, non so se si possa definire sport, comunque vado lì, mi diverto, ci passo il tempo, non ci vado soltanto perché effettivamente fa bene tutto, ma perché proprio mi diverto andare lì come luogo e tutto.
fareste quelle cose ganze? Mettiti a fuoco? Questa domanda non so perché me l'avete fatta in tantissimi, veramente. C'era una scarrellata di domande uguali, non lo so. Comunque, Samantha ci chiede: sei fidanzato? Se sì, con chi? E vorresti avere dei figli? Ciao. Intanto, ciao Samantha. No, io non sono fidanzato e io di figli, dico, non ne voglio avere, ma perché penso sia per il fatto che ho 19 anni, cioè non penso che qualcuno a 19 anni voglia avere dei figli, penso, cioè, boh. Andrea fa una domanda molto lezza, oltretutto Andrea è un lezzino e lui sa benissimo il perché. Ci chiede: hai mai pensato a una vita senza YouTube, tipo con ragazze, lavoro, eccetera? Io dico che è una domanda lezza perché, ragazzi, io non so voi cosa pensate di chi fa video su YouTube, ma le cose coincidono anche, cioè uno può fare sia un lavoro che YouTube, non per forza deve coincidere o deve per forza fare o solo YouTube o cose simili. E perché uno non può avere una ragazza se fa YouTube? Cioè, spiegatemi questa cosa. Ok, magari ci sono dei casi di persone che o fanno uno o l'altro, però è casualità, perché comunque uno può avere sia la ragazza che il lavoro che fare video su YouTube. Alla fine nasce come un passatempo, non nasce come un lavoro, quindi se nasce come un passatempo vuol dire che hai del tempo libero che occupi un più o meno come ti pare. Magari uno che ha tempo libero fa video su YouTube, l'altro si mette a giocare con i trenini, colleziona macchinine, fa modellismo, robe varie, quindi insomma è una passione come un'altra, tutto qui. Per esempio, io ho la passione di fare video su YouTube, voi se state guardando questo video molto probabilmente avete la passione di guardare video su YouTube, e ciò non vi nega di avere una vita sociale o comunque di avere un lavoro, quindi boh. Tanto lei va sempre la messa a fuoco, ma che fotocamera di merda è? Ragazzi, ultima domanda. Ce la fa Alessandro e ci chiede: cosa farò come speciale per i 100.000 iscritti? E questa è una risposta bellissima. Non lo so. Ragazzi, io sono sempre stato straindeciso sugli speciali. Infatti, ne avete visti ben pochi sul mio canale, a parte i vloggini così a caso come questo. Per il semplice fatto che io non ho idee. Quindi, se avete qualcosa da consigliarmi, fatelo pure in un commento, ragazzi, perché mi sareste veramente d'aiuto. Perché il mio cervello non riesce a partorire delle idee decenti per un traguardo così grosso, ecco. Semmai ci dovessimo arrivare, ma comunque non manca molto, dai. Come appunto punto finale del video volevo parlarvi del futuro, ragazzi. Del futuro cosa intendo? Allora, c'ho due cose principali da dirvi. La prima è riguardo alle fiere, appunto, che a maggio dovrei in teoria... Queste qui, ragazzi, sono anticipazioni, non prendetele come vere, perché... nel momento in cui diventeranno sicure al 100% ve lo farò sapere in un video dedicato. Comunque, prendere come anticipazione, appunto, a maggio dovrei andare a una fiera che dovrebbe essere a Foggia e a giugno a una che dovrebbe essere a Rimini. Io l'ho buttata lì, ragazzi, se siete di quelle parti magari fateci un pensierino su ed... E come ultima cosa, ragazzi, volevo dirvi che ho fatto una collaborazione con un'azienda, un negozio, non so di preciso cosa sia, e mi verranno spediti due prodotti prossimamente, che recensirò ovviamente sul canale. Sono prodotti abbastanza interessanti, ragazzi, che saranno utili anche a voi, per questo ovviamente lo faccio. E uno di questi, ora non voglio spoilare troppo, però l'ho scelto perché appunto è molto interessante, diciamo... Molti magari non se la sentono di comprare certi prodotti, come appunto quello lì che non voglio spoilerarvi ancora nulla, perché non sanno effettivamente quanto possa essere potente, le potenzialità che ha un oggetto simile. Quindi appunto io l'ho scelto, non so se appunto sarà un oggetto buono oppure no, però comunque da sperimentare ci sta. Quindi ragazzi, nei prossimi giorni o comunque nelle prossime settimane aspettatevi questi video e guardateveli, perché sicuramente... ci saranno delle cose interessanti che magari non sapete. E ragazzi, fidatevi che un prodotto è veramente figo. Io non sapevo esistesse fino a un annetto fa, e quando l'ho scoperto ho detto: oh mio Dio, lo devo assolutamente provare. Però ovviamente spenderci soldi a caso quando non sai le potenzialità di un prodotto, beh, non vanno buttati i soldi, quindi è meglio magari informarsi. E chi può informare meglio dei lezzini come voi sulle potenzialità di un prodotto? Lezzo. Detto questo, ragazzi, io spero che questo video lezzissimo, in cui ho parlato un pochettino di tutto, vi sia piaciuto. Se comunque vi interessano questi video qui abbastanza a caso anche, ditemelo, ragazzi, che comunque non andranno a sostituire un video di Minecraft, saranno cose extra. E sì, mi costa tempo farli, però ci sta se vi piacciono, quindi magari fatemelo sapere. Comunque, ripeto, spero che il video vi sia piaciuto ed è ciao a tutti.